le mani per Vartalenta. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Quanti siete di là? Buonasera a tutti i miei ospiti. Luis Belmiro. Eccomi qua, anche se non ti sento, Anna. Vedremo dopo cosa fare. Consoli. Marco Consoli. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Buonasera. Romina Battistelli. Buonasera, ciao a tutti. Thomas Festi. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Oh. Iniziamo azione la puntata. Aziona la manopolina che hai sotto il tavolo. Okay. Luis, allora, aziona la manopolina. Siamo in tanti qua questa sera. Mi sento, che meraviglia. Vai. Oh, che bellezza. Adesso ci sentiamo tutti. Anna, grazie, sei fantastica, meravigliosa, ci hai introdotto in modo spettacolare e oggi siamo in una puntata speciale perché abbiamo questa sera con noi la regina di Vartalent. Eccola qua. Eccola lì, Romina Battistelli. Romina che ci segue ormai da 2 anni, dall'edizione Vartalent scorso. È iniziato, esatto, il secondo anno che segui Vartalent. Sì, sono in giuria. È la cattiva della giuria? No! È la bella. È buonissima. È la bella della giuria, è buona. C'è già la bestia. C'è già la bestia. Che sono io. Ah, ecco. E io cosa sarei nella giuria? Non lo so. Troveremo anche il mio compito nella giuria. Intanto voglio ringraziarti perché sei ormai parte di Vartalent e quindi è giusto che tu sia qui questa sera. Voglio chiederti cosa cerchi in un talento. Ah, che bella domanda, grazie di questa domanda sorpresa. In un talento cerco qualcosa che mi stupisca, sinceramente, qualcosa che mi dia un'emozione. L'anno scorso abbiamo fatto 240 provini e è stato veramente un viaggio entusiasmante e con Romina abbiamo condiviso tanti provini. Ecco, e la volta scorsa abbiamo ricordato la serietà di Vartalent, però ci divertiamo anche tantissimo veramente perché sono serate sempre divertenti, con grande entusiasmo, grande passione e ogni tanto... E c'è qualche esibizione che proprio merita, rimane impressa perché ogni tanto veramente ne vediamo un po' di tutti i colori e di tutti i suoni. Ecco, fra l'altro abbiamo tutte video registrate. Ogni tanto con Luis pensiamo, ma le mandiamo in onda anche quelle un po' più faremo un meglio folcloristiche. Sì, però non lo so. Stiamo ragionando sulla cosa. Intanto voglio ricordare a tutti che siamo online su Vartalent Project. Quindi potete scriverci, vi saluteremo. Il primo ad essere salutato sarà Andrea Literini che ci sta ascoltando. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Andrea è uno dei nostri, sì, fa parte diciamo dello staff di Vartalent, anzi questa sera cogliamo l'occasione per salutare alcuni e ringraziare alcuni persone che fanno parte di questo gruppo, anche che collaborano con questo gruppo, e sicuramente Andrea è uno dei collaboratori importanti del progetto Vartalent perché è lui che ci segue come service e già con lui che stiamo studiando diciamo tutte le soluzioni sceniche, luci, foniche per la finale del 27 di luglio. Quindi Marco è già 7 mesi in anticipo, esatto, perché è iniziato oggi a dicembre. In pausa pranzo ero all'auditorium a fare un sopralluogo per cominciare a studiare. Ecco, c'è qualcuno che ci scrive su Facebook, dopo vi diremo, vi saluteremo, manderemo baci, abbracci e quant'altro. Intanto vogliamo parlare di qualcosa di molto importante che abbiamo lasciato in sospeso la settimana scorsa ed è la preselezione per quanto riguarda i fuori categoria, gli over, quindi over e anche gli under 35 e under, quindi quelli che hanno meno di 16 anni. Marco, che è il patron di Vartalent, ha appunto creato queste due categorie in modo da dare appunto la possibilità a tutte le persone di poter partecipare a Vartalent. Esattamente. E ci spiegherà adesso come poter accedere a Vartalent nella categoria under e over. Ecco, in tanti ci stanno proprio scrivendo e chiedendo come si può partecipare per i due posti per le categorie under 16 e over 35. E diciamo che sono due le modalità: uno, presentarsi durante le serate di preselezioni dove noi ascolteremo e prenderemo il nominativo dell'eventuale appunto cantante che si presentasse, e la seconda modalità è scrivere all'indirizzo di posta elettronica vartalent@libero.it inviando già del materiale audio e video, diciamo in modo che noi possiamo visionare e sentire
le capacità appunto e canore dei vari partecipanti, e tutto questo fino al 30 di aprile. Quindi al 30 di aprile noi chiuderemo, diciamo, questa fase di raccolta delle iscrizioni e sceglieremo poi i migliori 10 under e i migliori over. E 10 over. E questo come? A maggio organizzeremo una preselezione a porte chiuse e individueremo i migliori 4 under e i migliori 4 over che si contenderanno l'accesso appunto al provino in studio l'8 di giugno in diretta radiofonica su Radio Dolomiti. Quindi loro verranno qui in radio, canteranno. Sappiamo già quale sarà il metodo per valutare questi cantanti? Ci sarà una giuria? Ci sarà il televoto? Come è strutturata la cosa? Guarda, ci sarà sicuramente la giuria, perché questo è riprende la metodologia per il concorso base, e chiederemo anche un sostegno e la votazione da parte del pubblico. Ah, quindi il pubblico verrà chiamato anche a votare esattamente, il preferito. Esattamente, poi naturalmente ecco saremo più precisi più avanti, però chi volesse quindi fino al 30 di aprile può scriverci a vartalent@libero.it oppure presentarsi durante le serate di preselezione. Naturalmente può scriverci anche su Facebook e noi daremo tutte le indicazioni. Certo, qualcuno si è già presentato, esatto, abbiamo sentito già qualche over, ancora gli under 16 non si è presentato nessuno, e abbiamo sentito qualche ottima voce e over 35 e quindi anche a loro daremo poi risposta, e tutto questo entro fine aprile. Quindi anche per la categoria under e over si prospetta una gara veramente difficile e dura da... Sì, fra l'altro ecco, volevo ricordare una cosa, che da regolamento quest'anno tutti quanti dovranno mettersi in gioco durante il provino. Quindi nessuno arriverà direttamente alle semifinali, ma al provino. Al provino in studio, e al massimo, voglio dire, possono presentarsi 75 cantanti, quindi sarà una cosa veramente meravigliosa, e magari... Poi ricorderemo anche quali sono i cantanti appunto che si possono presentare al provino. Ok, ne approfitto per salutare Gulliver Studio, che è appunto partner di Vartalent, dove si terranno i provini di appunto in studio discografico. E andiamo con una canzone, si chiama Wake Up Everybody e viene cantata da Isabel Tamiazzo e Gabriel Fazzi. Wake up everybody, no more sleeping in bed, and no more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Doctors, maybe all people will. There's the one who suffer and who catch all the hell. They don't have so very long before the judgment day. Someone to make them happy before they pass away. Do is put it in your mind, so it means we'll walk
versione veramente straordinaria, Wake Up Everybody, grande classico, naturalmente Bar Talent, Gabriel Fazzi e Isabel Tamiazzo. Isabel, che è la seconda classificata appunto a Bar Talent 12. Facciamo? E la canzone è nella nostra compilation. Facciamo un po' di saluti, salutiamo anche Alice e Francesco Bonet, che ha inaugurato praticamente l'appuntamento Bar Talent. Bar Talent alla radio, ci stanno ascoltando in collegati in streaming, ci hanno scritto, grazie naturalmente anche a Max che sta ascoltando con molto piacere le nostre voci. Benissimo. Continuate a scriverci, i canali li conoscete, ci potete contattare anche attraverso il numero per gli sms qui a Radio Dolomiti, il 348 51 40 444. Facciamo una breve pausa, c'è l'informazione sul traffico, poi di nuovo insieme con un altro talento di Bar Talent. Non potete vederci, ma abbiamo tutti quanti le mani in su per Bar Talent. Una sola per me, perché Anna deve avere l'altra mano impegnata, quindi va. Anna, tornati? Siamo ritornati, do il benvenuto anche a Thomas Festi, che finalmente può parlare. Eccoci qua, buonasera. Ma soprattutto può cantare. Può cantare, ci canterà qualcosina dopo, eh? Thomas Festi, classe 1994. 94, giovanissimo. Super giovanissimo. Infatti leggiamo un po' la scheda. La scheda, vincitore della seconda serata di preselezioni di Bar Talent 2013. Esatto, Bar Talent 13, esattamente. Lui si chiama Thomas Festi ed è il vincitore della seconda serata di preselezioni Bar Talent 13, nato sotto il segno dello Scorpione il 6 novembre 1994 a Rovereto. Ama definirsi timido, questo non lo so sinceramente. Ma sì, un pochino sì, dai. Permaloso, gentile, forte e molto aperto con tutti. È il secondo anno che partecipi a Bar Talent. Sì, sì. Affronti questa nuova avventura. L'anno scorso sei arrivato al provino live durante le feste vigiliane. Ma purtroppo non sei qualcosa riuscito, mi ha fermato. Non sei riuscito a convincere pienamente la giuria, diciamo. Eh sì. Quest'anno come ti stai preparando per questa nuova avventura? Beh, mi sto preparando molto bene, nel senso... Provi, metto a disposizione più tempo. Ah, quindi ci stai mettendo più tempo, più passione per appunto. Si vedono i risultati. Si vedono. Ti abbiamo sentito l'anno scorso, non avevi vinto le preselezioni. Quest'anno hai vinto le preselezioni, per è cui già un passo, già è un già passo. Un passo importante, sì. Insomma. No? Tra l'altro hai battuto Michela D'Agostino, sì. Che l'anno scorso ti aveva... Mi aveva battuto me. Certo, quindi dai, diciamo che un passo in più l'hai già fatto, ecco. Raccontaci un po' del tuo percorso musicale, Tom. Beh sì, io ho cominciato da quando avevo 15 anni a frequentare delle serate di karaoke nei vari locali della mia zona di Mori, Rovereto, e dopo ho conosciuto un ragazzo che faceva karaoke, l'ho seguito per un po' di anni, dopodiché la cosa mi ha convinto e mi sono spostato e sono riuscito a realizzare il mio sogno, prendermi tutte le mie attrezzature e andare in giro per i locali, far serate. Dopodiché ho sentito questa voce di Bar Talent. Bar Talent, allora mi è venuta un'ispirazione, sono andato a indagare e ho visto che è un concorso molto, ma molto bello, molto organizzato e ha tutti i suoi scopi per diventare, per fare un passo in più, insomma, dai. Bello, bello, ottimo. Thomas, qual è la prima canzone che hai messo in scaletta, nella scaletta della tua prima serata? Tappeto di fragole. Dei Modà. Wow. In effetti è questa la canzone che ci canta oggi, eh? Possiamo partire con la canzone, Tom? Sì, sì. Sei pronto? Rilassa, respira. Yes. Thomas Festi. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendi ridicolo? Tu parlami, stringimi oppure fingi di amarmi.
Bravissimo. Qualcata l'applauso. Ci abbiamo fatto l'applauso. Bravo, bravo Tom. Eri molto nervoso, però ce l'hai fatta. Molto agitato. Hai fatto una super performance. Ne approfittiamo per salutare le fans di Thomas, perché sono tantissime. Ci ha già scritto qua Antonella Battistotti, che facciamo salutiamo. Un saluto ad Antonella, grazie Antonella. Su Facebook c'è fermento, messaggi, mi piace, quindi... Piace anche molto alle ragazze. Ma spero di sì. Lo sappiamo, lo Tom, sappiamo. Esatto, lo facciamo dire a Romina. Romina com'è? Tom, diciamo... Molto carino, bravissimo e carino. Ecco, vedi, vedi, grazie, Romina grazie, la voce femminile. Esatto, anche Anna io. Può dire qualcosa. Secondo... Sì, devo dire che... Potrebbe piacere molto. Vedi, infatti, è una sua prerogativa, diciamo, oltre ad essere bravo e conquistare con la voce, arriva con questi suoi capelli in su, questo suo facciotto appena lampadato e tac. Direi che quest'anno, esatto, fra, voglio dire, sia prima, seconda e terza serata. Fra... Sì, è vero, non puoi fargli una confidenza. No, c'è niente da fare. Qua. Allora, un grandissimo successo, Tom. Sì, veramente. Sì, assolutamente. Grande successo. Però diciamo che è guardato a vista. Se volete vedere Tom. Se magari... noi, allora Tom lo seguiamo, cioè praticamente lo vediamo durante le serate e diciamo che è molto molto seguito a vista, perché ha una fidanzata che non lo molla un attimo. Le faccio un saluto alla mia fidanzata. Come si chiama? Salutala dai. Si chiama Angelica. Angelica, un ciao, salutone. Angelica. Ciao. Per le ragazze che non conoscono Tom e vogliono vedere appunto la sua foto, andate su Vartalent The Project su Facebook e cercate la foto dei vincitori, trovate Thomas Festi e cliccate mi piace se vi piace, no? Perché no? Fra l'altro il Thomas, la serata che il di preselezione a cui tu hai partecipato ha visto anche protagonista il fratello, perché fratello abbiamo scoperto che è il fratello e la fidanzata del fratello. Tutte famiglie. Esatto, famiglie, e la fidanzata del fratello è passata come seconda, giusto? Vuoi ricordarlo? Come si chiama? Sara Pedrotti. Sara Pedrotti. Facciamo un saluto anche a lei. Grandissima Sara! Ciao, Sara Pedrotti, Sara. Ecco, è stata una grandissima sorpresa, anche lei non ci credeva, invece è una bella voce, quindi è passata. Allora, ne approfittiamo. A Vartalent tutto è possibile. Esatto, tutto bravissima. Tutto è possibile, tutto in famiglia, tutto è possibile. E non esitate ad iscrivervi. Assolutamente no. Scrivete, partecipate. La nostra prossima serata, tra l'altro, è nel giorno degli innamorati, quindi siamo il 14 febbraio al Bar Melody. Preselezioni, durissima serata fantastica, microfoni aperti, chi volesse cantare può venire, può divertirsi con noi, ma poi ci sarà la gara. Gara dura, gara tosta, gara seria, che sceglierà appunto altri tre preselezionati Vartalent 13. E ricordiamo che il vincitore sarà in diretta su Radio Dolomiti. Sì, sarà qua su Radio Dolomiti. Vogliamo salutare due persone che non abbiamo salutato settimana scorsa, che sono il Azzurra, che è la seconda classificata appunto alla prima serata di preselezioni, Azzurra Guagnano e Filippo Camin. E Filippo Camin, che è arrivato terzo classificato alla prima serata di preselezioni. Settimana scorsa eravamo troppo emozionati, ci siamo dimenticati di salutarli, quindi oggi ecco il nostro grande saluto. Ma anche oggi c'è un'emozione che galleggia. Ma sai, Vartalent è nel cuore, quindi quando una cosa è nel cuore non c'è proprio verso, trasmetti l'emozione, no? Mi sa che dovrò presentarmi pure io a canale. Anna, esatto, secondo me quest'anno vuole sbaragliare il campo. Anna. Ecco, provino in diretta con Anna Carbonari. Comunque, visto che stiamo parlando di sentimenti, di amore e di passione, perché non sentiamo We Found Love, Martina e Giovanni Balduzzi? But I'm
Eccoci qua, torniamo con Var Talent on Radio e ne approfittiamo per salutare Mirta Benedetti che ci sta scrivendo, sta dicendo grazie, bravissimo, grazie Mirta, bravissimo a te Tom, ci sta salutando tutti e appunto noi ti salutiamo Mirta, un forte abbraccio. Vogliamo parlare di qualcosa di molto carino che è successo negli ultimi giorni, no? Sì. Vogliamo parlare di un Var Talentiano che ha conquistato Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Lui si chiama Nicky Casciaro ed ha partecipato alle preselezioni Var Talent 12, vero Marco? Sì, e speriamo che si ripresenti anche quest'anno. Assolutamente, quindi mi ha già contattato per sapere le date, quindi lo, bene, aspettiamo, quindi lo aspettiamo, ecco. Ecco, la cosa, Luis ha usato il termine Var Talentiano, che credo sia stato coniato da Federico Fattinger, lo ricordiamo, esatto. Credo sia Fattinger che lui sempre fa tutto, coniuga Var Talent con tutto. Esatto. È nato questo termine Var Talentiani, cioè tutti coloro che hanno partecipato praticamente si sentono Var Talentiani. Ed è una cosa bellissima. E noi siamo giusto contenti che un Var Talentiano riesca ad emozionare tutta Italia, come ha fatto appunto Nicky Casciaro con una versione meravigliosa di una canzone di Elton John, Your Song. Lo salutiamo. Sì, e salutiamo Nicky Casciaro. Ecco, e la cosa è, diciamo, è importante perché noi veramente vogliamo che i ragazzi facciano dei percorsi, quindi vogliamo, noi siamo appunto collegati con il partner di Castrocaro Festival, noi ci auguriamo che questi ragazzi facciano veramente una strada lunghissima nel campo musicale. Allora Marco, so che parleresti per sempre perché sei così, non c'è niente da fare, però purtroppo il nostro tempo sta finendo, Anna, quindi noi dobbiamo salutare tutti, dobbiamo lasciare i nostri recapiti. Cioè, potete trovarci in ogni dove, su Facebook Var Talent Project, su Twitter Var Talent, il canale YouTube youtube.com/VarTalent, la mail per contattarci vartalent@libero.it, e quindi potete veramente trovarci anche sul nostro sito www.vartalent.it. Var Talent, siamo alla ricerca del talento nascosto. Sì, infatti il nostro slogan è Var Talent, stiamo cercando te. Oh yeah. Grazie a tutti voi per grazie a te Anna. Grazie, grazie a tutti per la vostra partecipazione, grazie naturalmente a tutti gli amici che ci stanno seguendo, quindi i contatti li abbiamo dati. Tutto. La puntata sarà online entro breve. Brevissimo, e vogliamo dire che abbiamo avuto tantissime visualizzazioni per la puntata che abbiamo già postato su YouTube, quindi siamo davvero felici, felici, felicissimi. E ne aspettiamo altrettanti. Ah, assolutamente sì. Lanciate i vostri commenti, iscrivetevi al concorso, partecipate alle preselezioni di Var Talent e poi naturalmente tutti i venerdì. Tutti i venerdì. Settimana prossima con noi Stefano Giovannini. Quindi lanciamo il nuovo ospite. Fantastico, grazie ragazzi. Grazie a te Anna. A presto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.